And his photographer. Noi dobbiamo creare le basi per una nuova intesa sul modo di gestire l'eguaglianza razziale della politica di sicurezza dell'Occidente verso l'Unione Sovietica. E questo è il significato che noi diamo all'esercizio che ci viene proposto dal documento americano, documento che è in fase di ulteriore perfezionamento, che noi salutiamo con viva soddisfazione questa ricerca di una forma ulteriore in vista di accogliere e risolvere le preoccupazioni europee e presentare un fronte a fine maggio del 1983 in condizioni di ritrovata e operante solidarietà. In questo quadro un accordo di questo genere ci permetterà anche di risolvere un problema specifico e che più direttamente ci riguarda, cioè degli effetti pratici che l'applicazione delle sanzioni ha avuto nei confronti. Prime Minister, I should have said over at the other meeting, but we'll say here, we are moments. Same way about Ambassador Rab, saying because he does represent the United States not only well, but in a very warm way that we appreciate very much. Egli è un grande amico dell'Italia. He's a great friend of Italy. Così come Petrigliano è un grande amico degli Stati Uniti. Ambassador Black, Secretary Reagan had been talking about the matter of inflation. I feel myself that inflation is at the base of all of the economic problems. Of government spending, and there was great criticism, was necessary to those people who have to have help. But and only recently have started trying. That's right. Ladies and gentlemen, Prime Minister Spadolini and I have had a most productive and harmonious discussion today, covering a wide range of important issues. Our discussions confirm the wide-ranging accord that exists between our two countries on matters affecting world peace, Western solidarity, and international economic cooperation.
And this is only fitting, as between allies as close as the United States and Italy. On the key issues of East-West trade, Prime Minister Spadolini and I agree that the United States, Italy, and the other allies must pursue discussions aimed at establishing a broad transatlantic consensus. Our trade and financial relations with the Soviet Union must take into account the nature of the Soviet conduct toward its neighbors. The Prime Minister shared with me Italy's special perspective in this regard. We discussed the current situation in the Middle East, where our two countries are working closely both to guarantee the peace which prevails in the Sinai and to assist the government of Lebanon in securing withdrawal of all foreign forces and restoring its full authority throughout the territory. The Prime Minister stated a readiness in principle to support the expansion of Italy's contribution to the multinational force in the context of broadening the force's mandate and its composition. And I want to take this occasion to extend my personal appreciation to the Prime Minister for his vigorous and constructive contributions and that Italy is making to the promotion of peace and stability in that critical region. We also discussed the importance of the aerospace industry in strengthening the technological capability of the West, and we've agreed to instruct the appropriate authorities in a respective of our respective governments to facilitate cooperation in this sector. In this connection, the Prime Minister and I agreed that our governments would establish working groups to explore the means of future cooperation between our two nations. During our discussion of Western security issues, I expressed appreciation to the Prime Minister for Italy's indispensable contribution to the December 1979 NATO decision on the intermediate range nuclear forces. I reaffirmed to him my commitment to pursue vigorously negotiations leading to the elimination of such forces by both sides and to the deep reduction in strategic nuclear forces as well. I'd like to close on a personal note. This was my fourth meeting with the Prime Minister, and my admiration and respect for him has grown with each encounter. The United States has no better friend in the world than Italy, and the West has no more erudite and distinguished a leader than my friend, Giovanni Spadolini. After our meetings in Europe, it was a great pleasure for me to receive him here at home, and I look forward to seeing him once again when he returns to the United States for the economic summit that will be held in Williamsburg next spring. Welcome. Signore e signori, il Presidente del Consiglio Spadolini e io abbiamo mantenuto un colloquio molto fruttuoso e armonioso oggi concernente una vasta gamma di argomenti importanti. Le nostre conversazioni hanno confermato la vasta concordanza che esiste fra i nostri due paesi su questioni che interessano la pace mondiale, la solidarietà, sia per garantire la pace che prevale nel Sinai, sia per assistere il governo del Libano ad ottenere il ritiro di tutte le forze straniere e ripristinare la sua piena autorità in tutto il territorio libanese. Il Presidente Consiglio ha dichiarato la sua disponibilità in principio di appoggiare un'espansione del contributo italiano alla forza multinazionale nel contesto di un allargamento del mandato e della composizione della forza. E volevo approfittare questa occasione per manifestare il mio riconoscimento personale al signor Primo Ministro per i contributi vigorosi e fattivi che l'Italia sta a portare alla promozione della pace e la stabilità in questa critica regione. Abbiamo anche accertato l'importanza dell'industria aerospaziale per il potenziamento della capacità tecnologica dell'Occidente e siamo stati d'accordo nel determinare l'intervento da parte delle autorità competenti dei nostri rispettivi governi al fine di agevolare la cooperazione in questo settore. In questo contesto, il Presidente Consiglio Spadolini e io abbiamo concordato che i due governi
stabiliranno un gruppo di studio per esplorare i mezzi di futura collaborazione fra i nostri due paesi. Durante il nostro scambio di vedute sui vari aspetti della sicurezza occidentale, io ho espresso il mio ringraziamento al Primo Ministro per il contributo indispensabile dell'Italia in sede di decisione da parte della NATO in dicembre 1979 sul tema delle forze nucleari di raggio intermedio. Ho riaffermato al signor Presidente del Consiglio il mio impegno nel senso di perseguire con vigore le trattative miranti l'eliminazione di tali forze da ambedue le parti e a una riduzione profonda anche nelle forze nucleari. Vorrei concludere con un commento in chiave personale. Questa è stata la mia quarta riunione con il signor Presidente del Consiglio Spadolini e la mia ammirazione e rispetto per lui si sono approfondite con ogni incontro. Gli Stati Uniti non ha amicizia nel mondo che sia migliore di quella dell'Italia e l'Occidente non vanta nessun leader che sia più erudito e illustre che questo mio amico Giovanni Spadolini. Dopo le nostre riunioni in Europa ho avuto questo grande piacere di accoglierlo qui nella nostra casa e attenderò con entusiasmo di rivederlo ancora quando il Primo Ministro tornerà negli Stati Uniti per il vertice economico a Williamsburg in primavera. Signor Presidente, benvenuto. Mi sono presentato oggi al Presidente Reagan insieme con il Ministro degli Esteri Colombo, non solo a nome dell'Italia, ma come interprete delle preoccupazioni e dei sentimenti comuni all'Europa occidentale, a quell'Europa che si riconosce nei valori di libertà, di tolleranza, di rispetto dell'uomo per l'uomo, connaturati alla comunità atlantica. Ho rappresentato al Presidente Reagan la necessità assoluta che sia realizzata una nuova strategia globale nei rapporti economici e commerciali con i paesi dell'Est. Gli equivoci e i malintesi di questi ultimi mesi debbono essere sostituiti da un nuovo rapporto di partnership su basi di pari dignità e di reciproca comprensione fondato sulle intese realizzate a Versailles e per le quali fu determinante l'apporto italiano. Come italiani noi riteniamo che in coerenza con la linea adottata a Versailles l'Occidente debba definire una direttrice comune fondata su un maggiore rigore economico nei suoi rapporti con l'Est e ispirata ai seguenti quattro punti. Primo, nessun indebito dono all'Unione Sovietica in materia di crediti. Secondo, maggior rigore nel trasferimento di tecnologie all'Unione Sovietica. Terzo, attuazione di una rete di sicurezza all'interno del sistema occidentale in vista di ridurre la dipendenza dall'Unione Sovietica di materie prime e di prodotti energetici. Quarto, i contratti già firmati dai paesi europei in materia di gasdotto debbono essere onorati per non pregiudicare la credibilità commerciale dell'Occidente. Ma entro questi quattro limiti giudichiamo indispensabile evitare posizioni pregiudiziali che investano in modo illegittimo il passato o comunque creino ostacoli per il futuro. A seguito dei primi colloqui avuti qui a Washington, gli Stati Uniti hanno compiuto un ulteriore passo avanti verso la soluzione del problema attraverso una formula che sarà sottoposta stasera agli ambasciatori dei paesi interessati. In questa prospettiva e nella coscienza della necessità della revoca delle sanzioni come naturale conseguenza del nuovo accordo, l'Italia continuerà ad impegnarsi a fondo per la conclusione di un'intesa globale che ormai è vicina. Io rappresenterò questa stessa istanza a Parigi nel mio imminente incontro col Presidente Mitterrand. La solidità politica fra Europa e Stati Uniti, che noi vogliamo difendere a tutti i costi, presuppone il superamento di motivi di frizione assolutamente non necessari rispetto all'Unione Sovietica. L'Italia è e rimarrà coerente ai principi che ispirano da oltre un trentennio la sua politica estera e che si fondano sul rafforzamento dei vincoli con i partners dell'Occidente, in primo luogo con gli Stati Uniti, essenziale premessa per riprendere con rinnovata convinzione e su una base di sicurezza garantita il dialogo est-ovest, oggi sottoposto a nuove tensioni
che ci preoccupano e ci tormentano, e penso in particolare alla situazione in Polonia e in Afghanistan. Ecco perché, nonostante le difficoltà internazionali e anzi a causa di esse, siamo convinti più che mai della opportunità di proseguire nei negoziati in corso a Ginevra per il controllo e la riduzione bilanciata degli armamenti. Ho ribadito al presidente Reagan la convinzione dell'Italia che per raggiungere condizioni di pace nel mondo sia necessario agire per lo sviluppo di una politica volta a favorire il dialogo fra il nord e il sud del nostro pianeta, con particolare riferimento alle zone calde del Mediterraneo. In tale contesto penso con soddisfazione all'azione congiunta dei nostri due paesi, prima nel Sinai e oggi a Beirut, un'azione che intendiamo rafforzare in stretta intesa fra i nostri governi e che avrà nei prossimi giorni un ulteriore sviluppo con le decisioni contestuali volte ad ampliare la nostra presenza in Libano, sempre nell'obiettivo di restituire quel dilaniato paese ad una condizione di effettiva indipendenza e stabilità. Nel quadro della collaborazione bilaterale, che si sviluppa in modo intenso in tutti i settori, da quello economico a quello culturale a quello della collaborazione nella lotta contro il terrorismo e contro la droga, ho annunciato al presidente Reagan la decisione italiana, che dovrà essere ora definita nella sede competente e, una volta normalizzata la situazione commerciale fra i due paesi, di acquistare dall'industria americana 30 aerei McDonnell Douglas DC-9-80. Ho portato al Presidente della Repubblica, degli Stati Uniti, il saluto affettuoso del Presidente della Repubblica Pertini, constatando con soddisfazione come negli ultimi due anni l'Italia abbia confermato il suo ruolo fra i paesi più industrializzati dell'Occidente. Ecco perché ho potuto recare al Presidente Reagan la voce di un'Italia ben ferma e determinata nel rispetto dei suoi impegni internazionali, a cominciare dal rafforzamento del dispositivo di difesa e di prevenzione atlantica, pure nelle difficoltà economiche, del resto comuni a tutto l'Occidente industrializzato, che stiamo affrontando con una linea di rigore e di fermezza. Tutti gli europei sanno quanto debbono agli Stati Uniti, che per due volte nel corso di questo secolo hanno restituito la libertà al nostro continente. Di questi sentimenti mi sono fatto interprete presso il mio amico, il presidente Ronald Reagan, di cui ammiro la lealtà, la passione e la dedizione alle libertà indivisibili del mondo moderno. I'm today to see President Reagan together with Foreign Minister Colombo, not only on behalf of Italy, but also as the interpreter of the concerns and common feelings of Western Europe, that Europe that finds itself in the values of freedom and tolerance and of respect of man for man, which are part and parcel of the Atlantic community. I have told President Reagan about the absolute need to find a global strategy in the economic and trade relations with the Eastern countries. The misunderstandings of the last months must be replaced by a new relationship of partnership on a basis of equal dignity and mutual understanding, based on the agreements of Versailles and on which the Italian contribution was determining. As we Italians, we feel that inconsistency with the approach adopted at Versailles, the Western world must find and define a common approach based on a greater strictness of an economic nature in its relations with the Eastern world, and based and inspired on the following four points. First, no undue gift to the Soviet Union as far as credits are concerned. Greatness, strictness in the transfer of technologies to the Soviet Union. Third, implementation of a security net within the Western system so as to reduce the dependence on the Soviet Union concerning raw materials and energy products. Fourth, the contracts that have already been signed by European countries concerning the pipeline must be honored so as not to prejudge the credibility as far as the trade of the Western world is concerned. But I think that amongst these four points, we also feel that it is indispensable to have a prejudicial position that would affect in an illegitimate manner the past or that would create obstacle for the future.
Following the first meetings that I have had here in Washington, the United States have made a further step forward towards the solution of this problem through a formula which will be presented this evening to the ambassadors of the countries concerned. And within this perspective, and aware of the need of the lifting of sanctions as a consequence of the new agreement, Italy will continue to commit itself to find the conclusion of and the solution so as to have a global agreement, a solution which I think is very near. I will also present this same position in Paris in the very close meeting that I will have with President Mitterrand. The political solidarity between Europe and United States that we want to defend at all costs also implies the overcoming of these conflicts, which are not necessary and that we are having because of the Soviet Union. Italy is and will always be coherent to the principles that have been inspiring for more than 30 years its foreign policy, and which are based on the strengthening of the bonds with its partners of the Western world, and first and foremost with the United States, which is the essential premise to start once again and on the basis of a guaranteed security, the East-West dialogue, which is undergoing new tensions today, which torment us and concern us very much. I am thinking in particular of the situation in Poland and in Afghanistan. This is why, in spite of the international difficulties, and I think that because of these difficulties, we are convinced more than ever about the fact that we should pursue in the negotiations undergoing in Geneva for the control, for a balanced control and reduction of armaments. I have reaffirmed to President Reagan the conviction that Italy has that to find peace in the world, it is necessary to also act for the development of a policy which would favor the dialogue between the North and the South in our planet. And I'm referring in particular to the difficult areas of the Mediterranean. And it is in this framework that I am thinking of satisfaction of the joint action of our two countries, first in the Sinai and today in Beirut, an action that we want to strengthen in agreement between our two governments, and that in the next days we'll find a further development with the parallel decisions which will increase our presence in Lebanon, always with the aim of giving to that torn country a condition of true independence and stability. Within the framework of bilateral collaboration, which is developing in all fields, from the economic to the cultural, and within the framework of our collaboration also in the fight against terrorism and against narcotics, I have told President Reagan about the Italian decision, which will have to be now defined in the competent fora, to buy from the American industry three McDonnell Douglas DC-9-80 aircraft. I have also conveyed to President Reagan the warm greetings of the President of the Italian Republic, Mr. Sandro Pertini, seeing with satisfaction that in the last 2 years, Italy has confirmed its role amongst the most industrialized countries of the Western world. And this is why I've been able to come here, expressing the voice of an Italy which is determined to respect its international commitments and to therefore begin working from the strengthening of defense in the Atlantic Alliance, to struggle therefore against economic difficulties which are common to the whole Western industrialized world. And we are doing this in a very strict and steadfast manner. All Europeans know how much they owe to the United States that twice has given back freedom to our continent. And I, therefore, have been interpreter of these feelings to my friend, President Ronald Reagan, a man that I admire very much for his loyalty, dedication to individual freedoms of the whole world. Not three planes, 30 planes. 30, I'm sorry, it was 30 and not three aircraft.